Bene, cari amici, ben ritrovati. Eccoci ad una nuova puntata di Qui Pianeta Terra, come sempre con Mauro Caruso. E Ludovica Di Chiara, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, cari amici. Allora, non è la prima volta che su Qui Pianeta Terra affrontiamo il tema della realtà extraterrestre. Come chi ci segue si sarà accorto e sa bene, abbiamo già infatti parlato di questo tema in precedenti trasmissioni. Ne abbiamo parlato con il ricercatore studioso del fenomeno Pier Giorgio Caria, di recente anche con il contattista Antonio Ursi, che vive una sua esperienza appunto di contatto con questa realtà, che si esplica principalmente con la sua capacità di filmare velivoli non terrestri. Antonio Ursi fino ad oggi ha realizzato migliaia di filmati oggetto di attente analisi al computer da parte di esperti che ne hanno riscontrato l'attendibilità. Molte insomma sono state le evidenze che attestano che il tema della visita extraterrestre sia tutt'altro che un falso, quanto piuttosto invece qualcosa di cui si preferisce a livello del potere e di conseguenza dei media mantenere il segreto, come esatto. Dimostra l'esistenza di molti X-File, come vengono chiamati, segretati dalle autorità militari della maggior parte dei paesi. E di questo qua è un dato obiettivo che nessuno ci può contestare. Allora, vogliamo quindi continuare a parlare di questo tema anche oggi con il nostro ospite che ora presenteremo. Perché? Perché riteniamo che il messaggio di cui, come ci viene detto, questi visitatori delle stelle sono portatori, a quanto ci dicono appunto i nostri amici esperti del tema, sia di fondamentale importanza per la nostra umanità. Bene, allora Mauro, andiamo subito a presentare il nostro ospite. Certo. Marco Marsili, ricercatore indipendente, dal 2003 svolge attività di ricerca nel campo della spiritualità e delle scienze di frontiera, è presidente dell'Associazione Culturale Dal Cielo alla Terra di Gubbio, direttore della rivista di scienza spirituale Nuova Poseidonia, sì. Nel corso dei suoi studi Marco ha scoperto che la realtà extraterrestre riveste un ruolo estremamente importante per il tempo che stiamo vivendo e quindi si adopera per diffondere le conoscenze acquisite attraverso libri, conferenze, dibattiti e seminari web. Esatto, poi Marco collabora inoltre con Giorgio Bongiovanni, che penso molti conoscerete, anch'egli da una vita impegnato nella ricerca e divulgazione della realtà extraterrestre e spirituale, e con il ricercatore, anche lui molto conosciuto ormai, ricercatore documentarista, Pier Giorgio Caria. Marco Marsili ha anche da poco scritto il suo primo libro su questi temi, intitolato I viandanti delle stelle. Buon pomeriggio Marco, già in collegamento con noi. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie Marco, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie. Bene. A voi. Bene Marco, allora partiamo subito sì, con la prima domanda. Allora, abbiamo detto che tu hai scritto il tuo primo libro che si chiama I viandanti delle stelle. Perché questa scelta proprio in questo momento, dopo anni perché, di ricerca? Sì. Perché è arrivato il momento di mettere la faccia anche dal punto di vista personale. Perché I viandanti delle stelle è un libro che contiene esperienze appunto personali che ho voluto condividere, non soltanto per, diciamo così, mia ispirazione. Scusami Marco, non ti allontanare dal microfono, scusami, perché ogni tanto va e viene, scusami. Perfetto. Ma anche perché, appunto, dicevo, mi è stato indicato di farlo, di mettere insieme questi racconti e di pubblicarli perché potessero essere in qualche modo utili anche ad altre persone interessate all'argomento, per capire che effettivamente non siamo soli, abbiamo una mano benevola, autorevole e molto positiva che ci viene tesa dall'alto, diciamo così. Questo è lampante ormai dal punto di vista delle prove concrete, scientificamente parlando, che sovrabbondano, e anche dal punto di vista delle esperienze personali di milioni di persone. Io nel mio piccolo sono una di queste persone. Benissimo Marco, allora indubbiamente, come hai citato tu, abbiamo un doppio aspetto, c'è l'esperienza personale, il contatto personale, e poi ci sono però anche molti elementi di oggettività, giusto per cercare di, non so, pitturando, facendo questo quadro, di dare alcune pennellate a favore di alcuni elementi oggettivi. Noi sappiamo Marco che non parlano di UFO
e di esseri di altri mondi che ci visitano, unicamente ufologi, unicamente appassionati del tema. Ma ne parlano anche persone accreditate al massimo per quanto riguarda l'oggettività. Per esempio, alcuni altissimi vertici nel campo delle organizzazioni militari, delle gerarchie militari. Ricordiamo l'intervista che fece proprio Giorgio Bongiovanni, che abbiamo citato prima, al generale russo, il cui nome adesso lo devo ricordare, comunque Rashetnikov. Rashetnikov, che è il comandante del centro scientifico educativo dell'Accademia della Difesa Aerospaziale Russa. Questo generale russo, tra l'altro, non solo ammise l'esistenza del fenomeno. Ma questo qua è un eufemismo, non ammise solo l'esistenza del fenomeno, ammise l'esistenza di questi esseri che ci visitano. È detto da un generale russo di una gerarchia militare così seria, così organizzata, così potente come la Russia, non pensiamo che sia un dato da poco. Lui non solo ammise il fatto che esistono questi esseri che ci visitano, ma diede anche diversi particolari. Poi chi vorrà potrà approfondire cercando su YouTube, si trova questa intervista, si trovano questi filmati di questa intervista. Lui disse anche che osservano molto da vicino anche quello che fanno i paesi, perché sono preoccupati appunto per la situazione da un punto di vista bellico, e osservano anche il livello di moralità e il livello spirituale che è presente nelle scelte che determinati stati, soprattutto i più potenti, operano. Oltre questo, come diceva prima Ludovica, esistono numerosissimi X-Files segreti che hanno non solo le massime potenze mondiali, ma tantissimi paesi. Stiamo quindi parlando, cari amici, ascoltatori, parliamo anche a chi magari anche giustamente è più razionale, un po' più scettico su questo tema. Stiamo parlando di un fenomeno che non è quindi un qualche cosa che appartiene solo ad un gruppo di appassionati, magari un po' fissati per certi, per alcuni. Ma è un fenomeno indubbiamente reale, se no non ci sarebbe motivo che determinate organizzazioni serissime, militari, abbiano dei file segreti su un qualche cosa che non esiste. Per quale motivo, Marco, viene mantenuta ancora questa segretezza su questo tema e non se ne parla a livello pubblico? Guarda, hai fatto un'intro perfetta, direi. Troppo buono, troppo Sono stato Allora, promosso. come mai? Per quale ragione non viene divulgata a tutti apertamente l'informazione su questa realtà che è veramente un dato di fatto oggettivo? Appunto, esistono innumerevoli prove, esistono numerosissime dichiarazioni da parte di alti esponenti, sia istituzionali sia appunto governativi e militari. Nell'ambito scientifico esistono molte dichiarazioni. Non viene divulgata apertamente per una questione che attiene a ragioni di potere. Ora, io non voglio dire per forza di cose, gridare al complotto riguardo a questa realtà, però sicuramente tra le dichiarazioni di questi potenti di cui abbiamo parlato, sia vertici militari sia governativi, troviamo delle parole interessanti. Troviamo, ad esempio, detto in maniera chiara e nitida, che questa realtà non viene divulgata perché si vuole mantenere il dominio della popolazione. E perché, domandiamoci, come mai l'informazione su questa realtà comporterebbe Esatto. una Una perdita di venir meno potere, del esatto. dominio della popolazione? Verrebbe meno perché di fronte a civiltà che sono più antiche di noi di, non dico milioni, ma addirittura di miliardi di anni, tutto il nostro sistema crollerebbe immediatamente, dal punto di vista anche religioso, dal punto di vista politico sicuramente, dal punto di vista economico, perché Sociale, civiltà economico, antiche, certo. assolutamente, civiltà così antiche avranno una concezione di quella che per noi è una vaga e fumosa spiritualità. Civiltà così antiche avranno delle cognizioni scientifiche su quella che noi chiamiamo spiritualità e sapranno spiegare, sapranno dare risposta alle grandi domande dell'uomo, chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, perché esistiamo. Quindi avranno sicuramente maggiore capacità rispetto a quelle che sono le religioni che conosciamo, di informare, di crescere, di educare l'essere umano nei confronti di questa verità. A livello politico sicuramente avranno dei sistemi che potrebbero soppiantare i nostri in un batter d'occhio e produrre benessere per tutti. Questo attiene anche a livello
lato economico, all'aspetto economico. Avranno sicuramente civiltà antiche di miliardi di anni, avranno sicuramente un sistema economico perfetto, in grado di sopperire a tutte le necessità di ogni singolo essere umano senza nessun tipo di ingiustizia e di conseguenza equilibrando, livellando per così dire, livellando il reddito pro capite. Ti perdiamo Certo, ogni tanto, Marco, ogni tanto ti scusami. perdiamo, ha ragione Ludo, sai Marco, Se non può so dire da... l'ultima frase? Ci sente? L'ultima frase? Sì. Abbiamo sentito. Dicevo appunto, Livellando il avranno. reddito, no? Stavi dicendo. Come? Stavi dicendo, non so, per esempio, livellando il reddito, rendendo uniforme le capacità, Assolutamente. ecco, di... Assolutamente. Avranno sicuramente la possibilità di far vivere tutti allo stesso modo. Positivamente, tutti straricchi e tutti felici gli Sì, abitanti infatti del guarda, pianeta ecco, Terra. mi aggancio a questo, magari l'avrei chiesto più tardi, ma visto che ne parliamo, no, abbiamo detto perché se si presentano, cioè in base a quello che hai detto tu, se loro dicessero la verità su questa realtà, perderebbero il potere per questi motivi che stai dicendo tu, no? Ci sarebbe un mare più uguaglianza tra tutti, tutti avrebbero tutto. Siccome tu hai avuto modo di, come dici nel tuo libro, attraverso i contatti che hai avuto con loro, di visitare le loro civiltà, quindi il loro modo di vivere, possiamo allora, noi sappiamo come viviamo noi, come vivono loro, magari se ci accenni come vivono loro, e quindi così comprendiamo meglio perché i nostri governanti temono che questa presenza ha maggior ragione. Tu sei testimone, Guarda, no? Di come vivono. io ho avuto dei piccoli assaggi, diciamo Sì, per così, quello, esatto. di questo loro modo di vivere, Esatto. ma devo dire che sicuramente loro mi avranno fatto vedere quello che potevano farmi vedere, in realtà le loro civiltà a livello generale, non Sì, andando nello specifico, quello che sappiamo è che le loro civiltà si basano assolutamente sul principio di giustizia e di uguaglianza. Fanno di tutto affinché questo principio sia pratico ed effettivo per tutti, nessuno escluso, quindi non ci sono ricchi e poveri, sono tutti ricchi. Prima ho detto questa frase perché le risorse di un pianeta, immaginiamo il nostro pianeta, il nostro mondo, se mettessimo a disposizione di tutti le risorse del nostro pianeta in quel modo, tutti avremmo Certo. la possibilità di vivere da nababbi, direi, perché Certo. noi soltanto per le spese militari, non voglio dire cifre inesatte, ma noi spendiamo un'infinità di risorse e queste risorse per i nostri fratelli maggiori extraterrestri, spendere tutte queste risorse per ragioni belliche, per ragioni negative, per ragioni distruttive o per ragioni di paura, anche infondata, Sì, assurdo, è assurdo. Per loro è è assurdo. questo, È un segno perché. appunto di civiltà degenerata, di civiltà che non ha saputo tra l'altro recepire determinati valori evolutivi che anche diciamo da un punto di vista spirituale, no? C'erano stati proposti su un piatto d'argento, ma che insomma come civiltà abbiamo rifiutato, abbiamo preferito l'egoismo, la proprietà privata a tutti i costi e insomma offendere il prossimo, non amare il prossimo, eccetera, eccetera. Insomma, di fatto, se andiamo a leggere quella che è la situazione del nostro pianeta a livello globale, purtroppo riscontriamo questo, nei suoi grandi numeri, quantomeno. Assolutamente, ma loro questo, quando dico loro intendo gli extraterrestri, loro lo hanno detto e ridetto attraverso i veri contattisti come è stato Eugenio Siracusa, ad esempio, Sì. il grande Eugenio Siracusa. Hanno reiterato questi avvertimenti, prima dando consigli, dando insegnamenti, eccetera, e poi ammonendo anche severamente la condotta dell'essere umano che mette a repentaglio l'equilibrio del pianeta, la stabilità del pianeta anche a livello fisico, no? Planetario. E è facile capirlo se si pensa al rischio di una guerra nucleare che ultimamente è Sì. molto presente questo rischio. No. Questo Ok, sì.
Infatti è quello che ha detto anche, che ha sottolineato il comandante russo, il generale russo all'inizio, come abbiamo detto, sì, loro sono preoccupati perché abbiamo, è vero, le armi nucleari, ma soprattutto della nostra etica, perché appunto se abbiamo un'etica molto negativa e abbiamo una tecnologia molto elevata, l'uso che ne facciamo poi è molto preoccupante. Certo, c'è un disequilibrio tra il nostro livello etico, il nostro livello di evoluzione, diciamo così, interiore, e il nostro livello di evoluzione tecnico-scientifica, la nostra evoluzione, tecnologica, le nostre possibilità tecnologiche. C'è un dislivello terrificante. E loro hanno osservato che in questi casi, di norma, le civiltà che vivono questo dislivello inevitabilmente, e loro sono qui per evitare Si che la autodistruggono, hai è perché detto. non avevamo capito una parola, ma Marco, oh, si Si autodistruggono. autodistruggono questo tipo di civiltà, che raggiungono un alto livello tecnologico, ma non sono cresciute da un punto di vista etico. Marco ha detto inevitabilmente si autodistruggono, ok? Perché non si era capito bene. Inevitabilmente Sì. si autodistruggono. Questo è quello che loro hanno osservato, e loro, come hanno sempre ripetuto da ormai 70 anni, sono qui per salvare il salvabile, così loro dicono. Certo, Loro certo. hanno possibilità tecnologiche in mente, loro hanno la possibilità tecnologica di osservare l'evoluzione, appunto etica, se vogliamo chiamarla così, di ogni singolo essere umano che vive sulla faccia della Terra. Quindi sono in grado di svolgere questo loro compito in maniera impeccabile. Loro sono, a dire il vero, se vogliamo portare le antiche conoscenze, anche cosiddette spirituali, se le vogliamo portare sul piano della logica attuale, loro, questi esseri, queste potenze celesti, sono a tutti gli effetti il setaccio, sono i setacciatori, sono coloro che stabiliscono appunto chi è degno di vivere nella società ventura, nella società che nascerà dopo di questa, e chi invece dovrà tornare a vivere, diciamo così, esperienze simili a quella attuale, perché non riuscirà ad entrare nella nuova società. Loro promettono questa nuova società, loro confermano tutte le antiche profezie, quelle autentiche, che poi non sono profezie, le chiamiamo così, ma sono previsioni in realtà, previsioni fatte da loro stessi attraverso gli antichi profeti che oggi chiameremo contattisti. Fatti da loro stessi migliaia di anni fa. Sì. Quindi loro oggi confermano tutte le grandi profezie dell'antico passato, soprattutto quelle che riguardano il ritorno degli avatar, cioè questi esseri sublimi, il cui vertice è sicuramente quello che noi conosciamo con il nome di Gesù Cristo. Loro Gesù Cristo accompagnano, se così vogliamo, lo accompagnano e lo servono e lo ubbidiscono, perché lo riconoscono in questo personaggio l'incarnazione, la manifestazione, la più perfetta e sublime espressione di quella che loro chiamano la forza onnicreante, l'intelligenza onnicreante, l'intelligenza, la forza che dà vita a tutta la creazione. Ecco, loro riconoscono che in questo personaggio questa forza onnicreante si manifesta pienamente. E Beh. quindi ovviamente lo servono, lo accompagnano. E Benissimo. questi loro sono le cosiddette legioni celesti di cui parlava Gesù Infatti Cristo, che menzionate stavo. anche nei Vangeli. Loro sono le milizie celesti che Certo. vengono nominate nella Bibbia e in altre scritture sacre. Loro sono gli eserciti del cielo. Ecco, questi termini bisogna portarli sul piano della logica attuale. Sono loro, sono questi personaggi che oggi prendono contatto con l'uomo della strada, con il cittadino comune, perché bypassano le logiche del potere, del nostro potere terreno. Prima hanno tentato di passare per le vie burocratiche normali, in maniera, ignota al grande pubblico, purtroppo, ma, questi sono dati di fatto. In questo senso vi consiglio consiglio anche agli ascoltatori di approfondire le ricerche di Pier Giorgio Caria, che è un Sì. grandissimo ricercatore e documentarista che avete menzionato anche prima. Lui, ad esempio, ha intervistato la nipote di Eisenhower. Sì. La nipote di Eisenhower, ex ovviamente presidente degli Stati Uniti d'America, ha affermato candidamente che il suo nonno, che nella sua famiglia si sa benissimo che suo nonno incontrò gli extraterrestri, che il presidente degli Stati Uniti d'America, Eisenhower, incontrò gli extraterrestri. Lei lo afferma candidamente.
e ha detto anche che ricevono tuttora, dopo decenni, ricevono pressioni da parte dei servizi segreti americani per non divulgare questa notizia, per non parlarne. Lei, la ragazza si chiama Laura, se non Laura, erro, sì, Laura, Eisenhower, sì. è un po' alternativa come tipa e quindi lei ne parla tranquillamente, Si è sta permessa di direttamente questo. parlarne, Il certo. problema non è trovare le prove dell'esistenza di un contatto tra gli extraterrestri e i terrestri, il problema non è trovare le prove, il problema è informare le persone, perché le prove ce ne sono a bizzeffe di tutti i tipi. Quindi il problema è l'informazione, le persone devono essere informate su tutto questo. Perché ovviamente l'informazione, essendo diciamo uno strumento di chi comunque detiene un po' il potere nel mondo, di conseguenza i media, insomma, si adattano a quelli che sono i diktat che gli arrivano dall'alto e quindi mettono la sordina a un certo tipo di informazione. Un po' c'è una congiura del silenzio su questo tema, ovviamente. Ma quindi perché magari non si fanno vedere, cioè visto che hanno fallito con i potenti, si fanno vedere ossia, da alcuni contattanti, da alcune persone, però perché non da tutta la massa, cioè in generale, massivamente? Loro adottano questa metodologia, Sì. diciamo così, discreta, perché sanno perfettamente che mostrandosi in maniera palese, a Massiva. tutta l'umanità Sì. creerebbero un collasso della società Ok. umana. La popolazione mondiale è assolutamente impreparata ad un contatto del genere, quindi si creerebbe un caos totale. E poi con chi dovrebbero prendere contatto? Con gli americani, con i russi, con gli italiani? Dove dovrebbero Col popolo, atterrare? dicevo, in generale, insomma, adesso non Ma so. con il popolo, sai, si atterrano in piazza, nella piazza della mia città, comunque si trovano in Italia. L'Italia ha la sua politica, l'Italia, diciamo che noi siamo un'umanità divisa in se stessa e loro non Ok. vogliono assolutamente alimentare queste divisioni. Quindi allora dovrebbero atterrare contemporaneamente in tutti gli stati, ma se facessero questo sarebbe una prevaricazione della nostra libertà perché ci spaventeremmo, veramente finirebbe tutto nel caos. Quindi loro, con grande discrezione, loro svolgono una funzione medica nei nostri riguardi. Se noi immaginiamo che il nostro pianeta è una cellula del corpo macrocosmico, se Sì. immaginiamo questo, noi capiamo che l'umanità è un gruppo enzimatico, sono gli enzimi, noi facciamo il lavoro che dovrebbero fare le proteine, diciamo così, Sì. quindi elaborare i regni inferiori e produrre il dinamismo, la vitalità di questa cellula. Noi siamo diventati in gran parte enzimi negativi, diciamo così, cancerogeni. Ecco che intervengono questi esseri, intervengono per ora, finora, come se fossero una sorta di vitamine. All'interno del tessuto sociale loro inoculano la vitamina della informazione in maniera discreta, in maniera puntuale, ma non prevaricatrice, ok? Non Certo. impositiva, non si impongono, offrono e non impongono. Ma qualora l'umanità dovesse rifiutare questa medicina dell'informazione, qualora questa medicina dell'informazione non dovesse attecchire, non dovesse sortire gli effetti desiderati, allora loro si trasformerebbero senz'altro, anziché in vitamine, in anticorpi veri e propri, Certo. annichilirebbero completamente questa società, la parte malata di questa società, completamente. Sono in grado di farlo con un singolo disco volante, basta un singolo disco volante che sorvola il pianeta per alcune volte e da lì emanano, diciamo così, poteri, così se vogliamo, Sì. tecnologicamente parlando, grado di rendere ebeti tutti gli esseri umani, gli tolgono l'intelligenza. Chiaramente perché Quindi loro sono più avanzati, sono civiltà molto antiche, tra virgolette, nel anche senso che di tecnologicamente sono molto conseguenza, avanzati, esatto, certo. sono. Ma loro ragazzi potrebbero, senza nemmeno fare questo che vi ho detto, loro potrebbero dall'interno delle loro basi sulla Luna o dall'interno delle loro astronavi, potrebbero concentrarsi esclusivamente con la forza del loro pensiero perché hanno sviluppato ai massimi livelli il cervello. Ai massimi livelli, loro esclusivamente inviando segnali psichici ben determinati potrebbero indurre il suicidio collettivo di tutta l'umanità.
Quindi Quindi ci non c'è, autodistruggeremmo in non sostanza. esiste una possibilità che noi dobbiamo essere umili e grati nei confronti di questi signori. Non esiste nessuna possibilità di contrariarli o di combatterli con nessun tipo di arma, né convenzionale né non convenzionale. Loro sono, ragazzi, miliardi di anni più evoluti di noi. Quindi no, di fronte a noi loro sono come delle divinità. Hanno potere sulla vita, e quindi noi dobbiamo prendere atto di questo. Non si tratta soltanto di dischetti volanti che così si fanno filmare e fotografare, belli, affascinanti. Cioè, lì dentro ci sono delle persone che sono potentissime Esatto, ed quindi. hanno il mandato di prendersi cura di quella parte di umanità che dimostra di essere positiva con le azioni concrete e di mettere a ferro e fuoco, qualora ce ne fosse necessità, tutto il resto. Quindi siamo in una situazione di questo tipo e non lo sappiamo, la gente non lo sa e continua beatamente a fare i propri comodi, ad Andare andare avanti allo stadio, nella sua a vita, visitare le nella sua mostre. vita materiale, diciamo. Dunque, Marco, allora, questo ovviamente è importante perché ci fa intendere come la visita degli extraterrestri, come dici tu, non si limita ad essere la curiosità dell'UFO, della navicella spaziale di forma, diciamo, diversa da quella dell'aviazione terrestre. Non è quello l'aspetto interessante della loro visita, ma ovviamente il messaggio che portano, che ricordiamo è un messaggio messianico, quindi in linea con quelle che sono le sacre scritture, soprattutto cristiane, che sono quelle che conosciamo meglio, ma sicuramente hanno dei riferimenti anche nelle altre culture, Assolutamente religiose. sì. Diciamo, quello che dice Marco Marsili, cari amici ascoltatori, è assolutamente in linea con quelle che sono le esperienze di tantissimi contattisti nel mondo. Lui prima ha fatto riferimento a Eugenio Siragusa, un contattista che dal 1952 in Italia ha iniziato a parlare di queste tematiche perché è stato contattato direttamente e ha scritto libri su queste tematiche. Poi è seguito Giorgio Bongiovanni, ma ci sono stati molti altri anche all'estero. Per cui tutti questi messaggi sono assolutamente concordi. Quello che sta dicendo Marco è una conoscenza che ormai accomuna tantissime persone, studiosi di questo settore, di questo campo. Vogliamo un attimo entrare, Marco, in quella che però è la tua esperienza, no? Tu hai parlato del fatto che comunque hai un tuo contatto personale con questi esseri. Ci vuoi parlare un pochino di che tipo di contatto sia? E poi magari andiamo a vedere che tipo di esperienza hai vissuto con loro. Come no, certo. Sono stati loro, attraverso, diciamo, modalità che poi magari spiegherò, sono stati loro ad indicarmi Eugenio Siragusa, ad indicarmi Giorgio Bongiovanni, ad indicarmi anche Pier Giorgio Caria come un loro portavoce, se Sì, vogliamo. sì. Sono stati questi esseri ad indicarmeli. Prima abbiamo parlato, hai usato il termine scettici. Vi assicuro, ragazzi, che io sono il primo degli scettici, non credo in niente, voglio verificare tutto personalmente. Io non credo in niente, non ho dei credo, non ce li ho. Forse anche purtroppo, non lo so, è una carenza, però io non credo in niente. Ma lo scettico, nel momento in cui cerca e nel momento in cui cercando trova, smette di essere scettico. Certo. Perché altrimenti, se è scettico ad oltranza, è stupido, non è scettico, Certo. È ha dei arrogante, problemi. insomma. Quindi Giusto. lo scettico smette di essere scettico nel momento in cui viene a conoscenza della verità, Qui ha e dei la verità è riscontri, dimostrata dalle esatto. prove, dai dati di fatto. Io ho voluto fare questo, ho voluto cercare, e cercando ho trovato. Ho avuto delle esperienze di contatto con questi signori delle stelle, e li ho avuti a partire dall'anno 2009, dal 25 novembre dell'anno 2009, li ho avuti in maniera, diciamo così, stabile e continuativa, ma già da prima c'erano stati episodi. Io ho anche ricordato vari episodi della mia infanzia, quindi questi personaggi seguono delle persone, forse molte più persone di quante noi possiamo immaginare, Sì. perché l'hanno fatto con me, che sono l'ultimo arrivato. Io penso che lo facciano con tantissime migliaia, forse con milioni di persone. Aspettano però che ci sia da parte dell'individuo una presa di coscienza, una volontà di ricerca, una richiesta. Certo. Io ho chiesto se tutte queste cose che sto leggendo sono vere, perché io, ragazzi,
vi racconto brevemente come è nato il primo grande contatto con loro. Io stavo inviando i messaggi divulgati da Eugenio Siracusa, il contattista Eugenio Siracusa di cui abbiamo parlato poc'anzi, e in alcuni di questi messaggi, in alcuni di questi insegnamenti, era scritto che se una persona sente forte dentro di sé il fuoco, l'interesse per questa realtà cosmica, allora significa che gli extraterrestri già lo stanno sollecitando, già lo stanno stimolando, in un modo o nell'altro. Cioè già l'individuo in questione sta ricevendo le attenzioni da parte di questi extraterrestri. Certo, Perfetto. certo. Allora ho detto, se tutto questo è vero, le cose che io ho studiato in questi 2 anni, parlo dal 2007 fino al 2009, le cose che io ho studiato di questi messaggi di Eugenio Siracusa sono talmente importanti che se tutto questo è vero, io voglio dedicargli la mia vita. Io la mia vita la metto a servizio di questa grande verità, la verità del tempo di tutti i tempi, come la chiamava Eugenio Siracusa. Allora che cosa ho fatto? Ho preso e ho detto che se queste cose sono vere, significa che voi adesso mi state ascoltando. Perché io lo sento dentro di me questo fuoco, questo grande interesse, quindi sono tra coloro che, secondo quello che dice questo messaggio, sono tra coloro che sono sotto le vostre attenzioni. Quindi perfetto, se le cose stanno così, anche ragazzi un po' con un po', l'ho fatto anche con un po' di arroganza giovanile, se le No, cose stanno beh, l'hai così fatto fatemi vedere. con una giusta logica. No, ho detto se le cose stanno così fatevi vedere, sono andato in montagna e loro si sono scesi. Sono scesi dal cielo con queste luci pulsanti meravigliose che lo capisci che non sono di questo mondo. E sono scesi con queste luci fino ad arrivare all'altezza dei miei occhi, a circa 5 metri di distanza da me. Erano due luci, una più grande e una piccola, e pulsavano, erano vive, Tu tant'è dici che io ho due pensato astronavi in sostanza, Marco? Dici due astronavi luminose? Io non so se chiamarle astronavi, io li chiamerei, non Sfere? lo so, come li chiamerei? Erano delle sfere Delle sfere? luminose, pulsanti, Sì. viventi, tu ti accorgevi di essere di fronte a qualcosa di vivo, quindi tanto che io ho pensato adesso questa luce si trasforma, assumerà sicuramente una silhouette umana, perché era una cosa viva, e invece non l'ha fatto, però mi hanno comunicato. Diciamo così, interiormente, telepaticamente, un'infinità di informazioni che io sto cercando ancora di capire, probabilmente capirò strada facendo tutte queste cose. Resta il fatto che non appena queste luci se ne sono andate, dentro di me la mia coscienza era amplificatissima. Io in quel momento osservavo gli alberi, riuscivo a capire come si muoveva la clorofilla all'interno degli alberi, delle foglie, e guardavo le nuvole, riuscivo a intuire il disegno matematico generale di tutti gli spostamenti delle nuvole, guardavo, cioè Come avevo una succede a ogni coscienza contattato, no? Ho letto, mi amplificata. sembra, anche Eugenio Siracusa, la stessa cosa al momento in cui ha ricevuto, giusto? Il primo incontro. Cioè, si amplifica la coscienza. Solo che poi purtroppo è svanito tutta questa coscienza. Me l'hanno fatta solo assaggiare, Ok, per però magari vedere era se il era preludio a infedele, qualcosa. forse. Non lo sappiamo, magari era un preludio a. Non lo sappiamo. Io intanto da quel momento ovviamente ho rispettato il mio patto e mi sono messo a A loro disposizione. Da disposizione. quel giorno è iniziato un contatto, una comunicazione, che io dico sempre, se vogliamo, primitiva, la quale comunicazione si svolgeva in questo modo. Io chiedevo, maestri, fratelli, anche con un po' di fanatismo, con un po' di solennità, forse esagerata, secondo voi questa cosa è bene che io la faccia, fatevi vedere. Se secondo voi è bene che io vada in questo posto, fatevi vedere. E quando si facevano vedere, io chiedevo la prova del 9, cioè dicevo, ma se vi siete fatti vedere per rispondere alla mia domanda, fatevi vedere di nuovo questa volta con due luci. Oppure fatemi un flash, se vi siete fatti vedere per rispondere alla mia domanda, fatemi un flash. E loro hanno sempre risposto alle mie domande. Questo è Io molto mettevo la importante testa perché fuori dalla finestra. hai impostato un tuo codice di verifica che è appunto importante per, insomma, avere sicurezza, insomma, che non stavi immaginando, perché se poi si manifestava quella prova Assolutamente, che ma non richiedevi, ecco, solo. avevi un riscontro, certo. Assolutamente, ma non solo facendolo
così da me stesso, ma io ho invitato anche amici. Questo è accaduto il 25 novembre dell'anno 2009. Io, tutta l'estate dell'anno 2010, ho portato decine di amici che hanno vissuto insieme a me queste stesse esperienze. Spero che siano disposti a testimoniare qualora gli venga richiesto. A molti, quando hanno visto che io facevo sul serio, che veramente volevo dare la mia vita a questa grande verità, molti si sono tirati indietro, ma tutti hanno vissuto esperienze di questo tipo in quella estate del 2010, tutti, nessuno escluso. Quindi Bellissimo. saranno state 50 persone all'incirca quelle che hanno vissuto queste cose. A volte eravamo 20 persone tutte insieme e vivevamo questi fenomeni. Non abbiamo mai, quasi mai, avuto la prontezza di filmare, di fotografare, perché eravamo estasiati di fronte a queste luci che scendevano per noi dal cielo. Però io un filmato l'ho fatto, anche qualche amico ha fatto qualche foto, però sai, alla fine altri devono dare le prove fisiche. Ci sono dei compiti, ecco, questo è quello che mi sembra di poter capire. Ci sono dei compiti. Prima avete menzionato Antonio Ursi, e Antonio Ursi ha sicuramente il compito di filmarli e di fotografarli. Certo. Questo senza ombra di dubbio. Io non sono assolutamente, non mi reputo assolutamente ai livelli di Antonio Ursi, sono minuscolo, una pulce nei confronti della sua esperienza, ma probabilmente devo comunque fare qualcosa. Esatto, se ti hanno Una delle cose che contattato, sicuramente devo esatto. fare, una delle cose che sicuramente devo fare è scrivere. Questo loro me l'hanno detto chiaramente. Esatto, divulgare attraverso comunque anche la scrittura, Primo no? libro, sì. Chiunque viene contattato comunque c'è un perché e ognuno ha una missione diversa magari. E, una cosa, quindi magari tutti noi, no? Come tu dici anche nel libro, come loro ti hanno detto, le abbiamo incontrate e non ce ne siamo accorti, perché loro in fondo, appunto perché sono le nostre guardie, insomma, osservano come noi ci comportiamo, come trattiamo la creazione, visto che non è nostra la creazione, il pianeta Terra, e loro quindi sono un po' i nostri angeli del corpo. Infatti dice, noi siamo sempre accanto a voi e non lo sapete, raramente vi accorgete di aver incontrato una persona speciale, no? Ti è capitata anche una cosa del genere, nel senso, te dice, anche per strada noi non ce ne accorgiamo, ma ci si avvicina una persona e pensiamo che sia una persona qualsiasi, invece magari può essere un essere che ci manda un messaggio. Allora, loro possono, a parte che loro, quelli che hanno la nostra fisionomia, vivono tranquillamente tra Tra di di noi noi, e noi non sappiamo chi ecco. sono. Quindi c'è già questo aspetto importante da capire e di cui rendersi conto. Ne ha parlato anche Medvedev qualche anno fa, il vicepresidente Russo. russo. Sì. Ma non solo, anche altri ne hanno parlato, a quei livelli, a quei vertici governativi e militari ne hanno parlato anche altri di questo aspetto. Ma poi c'è un altro aspetto molto molto importante da capire. Loro, scientificamente parlando, sanno benissimo cos'è la psiche, cos'è quella che noi chiamiamo anima, cos'è il corpo fisico, il corpo astrale, il corpo spirituale. Loro, queste cose che per noi sono esoterismo, da credenti o stupidaggini per i non credenti, loro le hanno conosciute e misurate scientificamente e le utilizzano scientificamente. Quindi per loro è un gioco da ragazzi pilotare, se vogliamo usare questo termine, questo vocabolo, pilotare la psiche di una persona qualsiasi che passa per strada e parlarti attraverso quella persona. E dopo, finito il messaggio, quella persona si gira, se ne va, è come se non ti avesse detto nulla, se ne va e continua per la sua strada. Questo loro lo fanno, possono fare tutto. Cosa non Bellissimo. possono fare? Senza Loro essere possono fare cosciente, la tutto, possono persona anche. si fa strumento, ecco, involontariamente guidata da questi esseri. Però un attimo, chiediamo, sono Certamente, dei. anche attraverso gli animali, loro possono assolutamente pilotare, sempre usando questo termine un po' forte, pilotare un animale Per dare a. Però segnali, diciamo certo. sempre per dare. Scusa Marco, perché sembra un po' che uno manipola così, nel senso sempre per dare comunque un messaggio positivo, un Sì, qualcosa che è utile per la certo. persona, perché in fondo non sono negativi. No. Cioè, Loro perché se fossero sono negativi a quest'ora positivi. ci avrebbero distrutto con la tecnologia che hanno, insomma. C'è un ragionamento logico da fare in questo senso. Sì. Se loro fossero negativi,
non avrebbero accesso a queste tecnologie che hanno. La loro civiltà si sarebbe estinta prima. Invece, per raggiungere il viaggio interstellare, tra l'altro da migliaia, milioni o addirittura da miliardi di anni, significa che loro da miliardi di anni che vivono positivamente, cioè la loro etica è in sintonia con il loro livello tecnologico e quindi gli permette di progredire senza far cavolate, senza autodistruggersi, senza alimentare le negatività che comunque esistono nell'essere umano, le tengono a bada, perché sicuramente anche loro avranno i loro problemi, ma riescono a tenerli a bada e facendo questo per miliardi di anni la loro evoluzione è diventata per noi più che fantascientifica. Impensabile, Quindi certo. negativi, non esistono extraterrestri negativi che sono liberi di viaggiare nell'universo, perché le forze che sono necessarie per controllare il viaggio interstellare sono forze potentissime in grado di distruggere interi sistemi solari se vengono utilizzate malamente. Quindi non viene permesso che civiltà negative raggiungano quei livelli tecnologici, perché Certo. nel cosmo, etimologicamente significa ordine, guarda caso, nel cosmo vige un equilibrio assoluto. Nei pianeti di provenienza, nei pianeti di appartenenza, le varie umanità possono fare quasi tutto il casino che Che vogliono, vogliono. passatemi il termine, quasi tutto il casino che vogliono, perché devono sperimentare e crescere. Ma fuori dal pianeta c'è l'ordine assoluto, non si va in giro a far casino di qua e di là, a destra e a manca. A quest'ora l'universo sarebbe stato conquistato dagli esseri negativi. Infatti noi non riusciamo, guarda caso, Arrivare su ad andare, ecco, Marte. la Luna, ci dicono che siamo arrivati sulla Luna, ma insomma, tanti Oltre pianeti quello, non mi sembra che li abbiamo visitati, insomma. sulla Luna c'è stato, Dicono. ci siamo andati, ma ci è stato poi impedito di tornare perché volevamo fare esperimenti nucleari noi sulla Luna. Quindi sono Pensa un stati po'. sabotati addirittura i serbatoi di ossigeno degli astronauti e gli extraterrestri hanno lasciato giusto l'ossigeno necessario per rientrare sulla Terra. Da lì hanno finito i viaggi sulla Luna. Prima partivano in continuazione per andare sulla Luna. Cari amici, Prima. pensate solamente a questo, cioè già stiamo distruggendo il nostro pianeta con non so quante, cioè nell'ordine delle migliaia, sono nell'ordine delle migliaia gli esperimenti nucleari fatti sul nostro pianeta. Adesso volevamo iniziare a esportare la nostra distruzione persino nel nostro sistema solare. Per cui immaginate, ecco, se crediamo nella plausibilità dell'esistenza della visita extraterrestre, potete immaginare la preoccupazione di chi vive in altre stanze del nostro cosmo. Perché, insomma, se cominciamo a esportare la distruzione che creiamo qua sul pianeta Terra anche nel resto dello spazio, voi potete immaginare che disastri possiamo compiere, ecco. Va Tra l'altro bene. ci sono testimonianze Sì. di militari, anche di alto livello, che hanno detto chiaramente di aver partecipato a delle situazioni incredibili. Ad esempio, disco volante sopra la base nucleare, tutti i missili vengono disattivati, tutti. Come loro danno segni, questi extraterrestri danno segni chiari, potenti anche, per farci capire che l'andazzo non è quello giusto per noi. È solo che se c'è una volontà ostinata di voler procedere per forza in quella direzione, loro non possono prevaricare il nostro libero arbitrio. Quindi sono costretti ad assistere, non dico con le mani in mano, perché comunque fanno sempre il possibile, ma devono rispettare la nostra libera scelta. È per questo che è importantissima la presa di coscienza da parte dei popoli del mondo, perché soltanto attraverso una seria, responsabile presa di coscienza da parte dei popoli del mondo noi possiamo unirci e anche, diciamo così, contrastare quelle volontà negative che sembrano guidarci tutti verso il precipizio. E questo è necessario. L'informazione serve a questo anche proprio, appunto per prendere coscienza e per unirci e attivarci, perché sai, gli extraterrestri non gli importa se noi crediamo o non crediamo alla loro esistenza. Loro si basano sulle azioni che noi facciamo, che noi compiamo. Quindi a loro interessa che l'umanità compia delle azioni positive, anche se non crede Certo. in nessun extraterrestre, in nessun Dio, in nessuna Madonna. L'umanità deve compiere azioni positive, deve invertire la rotta che comunque ha effettivamente intrapreso. Tanto Questo è molto difficile, che certo. continuano, allora, due cose, nel senso che loro staranno a guardare, come detto prima, fino a un certo punto, dopodiché, se
Se le nostre azioni saranno talmente negative di creare, di portare alla distruzione del pianeta e di conseguenza magari dei danni molto insomma, importanti a livello planetario, loro intervengono perché insomma, questo non è ammissibile, la creazione non è nostra, non ci appartiene e faremo danni anche in altri pianeti perché quindi dobbiamo distruggere anche casa di altri. Assolutamente. Ecco, e quindi ci fermeranno, ci bloccheranno, ma per questo motivo qua. Quindi, però, prima di arrivare a questo, loro continuano, no? Attraverso appunto chi contatta, danno dei messaggi, messaggi molto forti, messaggi che coincidono anche con quelli che dà spesso la Madonna, no? Io ho letto anche Sul un libro. messaggio, sì, nel tuo libro, sempre che i due esseri ti hanno dato e come si sono presentati a te, cioè appunto questi, io li chiamo angeli, insomma, al di fuori accanto alla sfera terrestre, uno con un fulmine, se non ricordo male, un altro con una freccia, Ah, come no, mi ha certo. ricordato molto Sì. la visione di Lucia, il messaggio di Fatima, dell'angelo con la spada Assolutamente. infuocata Sì. che voleva, che mirava la terra. Verissimo. Ma E certamente loro utilizzano i tu simboli. Noi siamo richiami sotto poi le tu anche incarnazioni. Garabandal, quindi insomma è molto simile, cioè anche questa è un'oggettività del fatto che cioè, il loro messaggio è lo stesso di quello della Madonna, di Cristo o di Buddha, insomma di qualsiasi avatar è venuto a Assolutamente, guidarci. noi siamo sotto le attenzioni delle sfere spirituali e delle sfere cosmiche universali, che collaborano, che sono due facce della stessa medaglia che si compenetrano vicendevolmente. E siamo sotto le loro attenzioni, quindi loro nei nostri riguardi utilizzano un linguaggio simbolico che serve per la nostra coscienza, si rivolge alla nostra coscienza e alla nostra intelligenza in questo periodo storico, in base alla nostra evoluzione, in base al contesto sociale e culturale in cui ci troviamo. Ovviamente, se si rivolgono a persone che abitano in India, utilizzeranno altri simboli. Qui utilizzano Certo. questi simboli, questa simbologia che riscontriamo anche, appunto, come dicevi, nei messaggi della Divina Madre, che ormai sono, diciamo così, stati divulgati in tutto il mondo, in tutte le lingue. In tutte le lingue. Quindi loro sono al servizio anche della Divina Madre, loro sono al servizio di questi esseri spirituali potentissimi e sublimi. Questi extraterrestri sono al loro servizio, quindi anzi collaborano alla edificazione di prodigi che possano risvegliare e traumatizzare positivamente le coscienze dell'umanità. Loro ormai è noto ed è praticamente accertato che gli extraterrestri hanno messo in scena, passatemi il termine, hanno messo in scena quello che è considerato il miracolo del sole a Fatima, Sì. ma non è stata l'unica occasione. Loro hanno sempre collaborato con le sfere spirituali. Quindi sì, questa è un'unica grande realtà che ci visita, che è presente e che ci chiama e ci ammonisce. Quindi dobbiamo prenderne coscienza. L'abbiamo visto, come abbiamo detto anche l'altra volta con Antonio Gurci, magari lo rimarchiamo, questo tanto che ci sono diversi passi del Vangelo che insomma riportano questo, insomma, che sono proprio al servizio dell'alto, ecco. Assolutamente. Tra l'altro nel Vangelo sono definiti angeli, no? Come diceva Eugenio Siracusa, no? Gli angeli di ieri, gli extraterrestri di oggi. Certamente, Angelo ormai lo sappiamo, lo dicono tutti, Sì. ma è una Ribadiamolo, etimologia anche molto ribadiamolo. semplice. Angelo significa messaggero, messo, nunzio, Esatto. annunciatore oppure servitore, angelos dal greco, no? Sì. Quindi loro sono, Angelos. se noi mettiamo in tutte le parti dei Vangeli della Bibbia dove c'è scritto angelo, noi sostituiamo con messaggero, ecco che vediamo che non è l'angelo che scese dal cielo, ma è il messaggero che scese dal cielo, perché sai, con la parola angelo ci immaginiamo un omino con le ali e andiamo fuori strada, perché le ali sono state utilizzate come simbolo del volo, non sono state utilizzate come perché queste persone avevano veramente le ali, sono state utilizzate come simbolo del volo dagli artisti per distinguere questi messaggeri, per distinguerli dagli esseri umani, siccome siamo uguali a loro, esteticamente parlando, per distinguerli,
hanno messo le ali come simbolo del volo. Anche oggi è simbolo del volo l'ala, no? Certo, Per le nostre certo. aviazioni, ad esempio. Quindi è un linguaggio molto semplice anche. E loro sono sempre stati presenti, hanno accompagnato l'evoluzione umana. Si può dire addirittura questo, diciamo di più, che le sfere superiori, perché esistono delle gerarchie, nella natura e anche nella natura cosmica. Quindi le sfere superiori a cui appartengono questi personaggi che ci visitano sono sfere che hanno perduto la consistenza materiale e fisica che abbiamo noi, sono diciamo astrali, cioè sono i loro corpi fisici e sempre fisici, sono però costituiti di una materia più sottile, più sublime, Più una sublime. materia che è più simile alla luce. Infatti vengono chiamati esseri idrogenali, quelli che noi chiamiamo, ad esempio, che vengono chiamati nella Bibbia gli Elohim, sono esseri idrogenali, cioè la cui componente principale fisica È è l'idrogeno. l'idrogeno. Esatto. Quindi, oltre ad essere collaboratori delle sfere spirituali, questi esseri che noi volgarmente chiamiamo extraterrestri, in realtà le loro sfere superiori sono esseri non solo extraterrestri, ma anche extradimensionali, se vogliamo, perché vivono in dimensioni che si compenetrano con la nostra, che sono appunto la dimensione astrale e la dimensione spirituale. E quelli che ci hanno accompagnato per tutto il corso della storia, della nostra evoluzione, non sono esclusivamente esseri extraterrestri in carne ed ossa, sono esseri che fanno parte, come diceva Eugenio Siracusa, del quadro direttivo, sono i direttori, sono quelli che nell'antico passato venivano chiamati gli dei. Le sfere Ok? superiori, come dicevi tu, ci sono varie dimensioni, vari gradi di evoluzione, no? Miliardi di anni di evoluzione. Quindi troviamo esseri che ci visitano, che magari sono come noi in carne e ossa, esseri più sottili, di un'energia più sottile, come dicevi prima, magari sono di una dimensione subito superiore alla nostra, fino a poi arrivare ad esseri che hanno sublimato completamente la loro parte corporea, fino ad arrivare appunto agli Elohim che citavi tu, che vengono citati anche nella Bibbia. Marco, guarda, abbiamo fatto una bellissima cavalcata fino ad ora. Magari ci rimangono le ultime due domande. Volevamo chiederti due cose. Allora, uno, se Prego. puoi, una è molto elementare come domanda, più che altro è se ci puoi ricapitolare, ma proprio in modo sintetico, quali sono gli elementi fondamentali che caratterizzano le società in cui vivono questi esseri, cioè i principi di comportamento soprattutto interrelazionale, sociale, che loro adottano l'uno nei confronti degli altri. E poi chiudiamo con l'ultima domanda, intanto se puoi iniziare con questo. Certamente, loro hanno detto e ripetuto molte volte che le loro società si fondano sul tripode giustizia, pace, amore. Parole oggi purtroppo abusate, di cui si è perso forse il senso vero, ma loro questa giustizia, questa pace, questo amore lo mettono in pratica. Ad esempio, loro considerano l'insegnamento di Gesù Cristo, ama il prossimo tuo come te stesso. Loro non lo considerano un insegnamento, diciamo così, un consiglio spirituale. Loro lo considerano un modo di aderire alle leggi dell'esistenza, cioè loro, mettendo in pratica l'ama il prossimo tuo come te stesso, loro sono evoluti in maniera Certo. incredibile, ma non mettendolo in pratica, aiutando ad attraversare la strada alla vicina di casa e portandole le buste della spesa. Per carità, non guasta mai, ma non in questo senso. Loro hanno messo in pratica ama il prossimo tuo come te stesso nell'economia, l'hanno messo in pratica nella politica, in quella che noi chiamiamo politica, La l'hanno messa società in proprio. pratica in ambito medico, l'hanno messo in pratica nella istruzione, nell'ambito artistico, culturale in genere. Quindi la loro società è per noi incomprensibile, È perché loro hanno il prossimo permeata da come te questo stesso. valore, permeata proprio da questi valori. Esatto. Beh, la loro società è Fantastico. completamente permeata da questo valore e tutte le loro azioni, dato che facendo questo sono riusciti ad evolvere in maniera incredibile, quindi non devono più preoccuparsi di guadagnarsi da mangiare, è tutto garantito. Tu nasci in un loro pianeta e hai garantito tutto. Non devi lavorare per mangiare. Quindi che cosa fanno? Esprimono questo valore non solo tra di loro, ma anche viaggiando
nel cosmo e andando a visitare civiltà meno evolute, come ad esempio la nostra, cercando di instillare in quelle Bellissimo. società questo valore fondamentale. Ama il prossimo tuo come te stesso. Questo è l'unico e vero grande valore che muove le loro civiltà, le civiltà paradisiache, perché quelle sono le dimore di cui parlava Gesù quando diceva nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, vi sono molte Certo, stanze. certo. Sono quelle, sono quelle là. Quello che veniva chiamato il regno dei cieli, noi oggi lo possiamo chiamare la confederazione interstellare. Certo. Bisogna capirlo questo. Stiamo parlando delle stesse cose, però ad alcuni il linguaggio simbolico, religioso, spirituale, ad alcuni dà fastidio, a molti dà fastidio, perché ci hanno stancato le religioni dopo tutti questi centinaia e migliaia di anni che ci hanno preso in giro, ok? Quindi preferiscono capire le cose con un linguaggio più moderno. Certo, Ma certo. bisogna capire che stiamo parlando delle stesse Delle stesse cose cose, e importantissimo. non buttiamo il bambino insieme all'acqua sporca, ecco. Giustissimo, Marco, giustissimo. Quindi l'unico modo, l'unica via per salvarci è mettere in pratica questo insegnamento fondamentale, che è quello di Cristo e che quello comunque riportate, io, perché, ecco, parliamo in generale comunque da tutti i maestri spirituali, anche perché nel tuo libro tu citi, giusto per avere per chi è credente, comunque anche una visione più ampia, anche Yogananda, cioè anche i maestri indiani che parlano insomma della stessa cosa. Quindi è importante per salvarsi questo messaggio che hai detto tu adesso, ama il prossimo tuo come te stesso, giusto? Assolutamente, assolutamente, questo è il valore fondamentale, deve spingerci ad unirci tra di noi, ad organizzare eventi, incontri, riunioni, dibattiti, a stimolare le coscienze nostre e del nostro prossimo, invitare, creare comitati, insomma unirci, fare in modo che queste grandi, grandiose verità siano sempre più diffuse nella nostra società. Ragazzi, questo secondo me è fondamentale. Loro ci insegnano a fare questo, gli extraterrestri, assolutamente non a isolarci e a fare delle Bellissimo. magari piccole comunità, ecovillaggi, eccetera, perché il mondo sta andando in fiamme e noi dobbiamo fare qualcosa. Infatti ha Questo loro. detto, esatto, una parola fondamentale, l'unione, l'unione che è proprio quello che questa società non sta facendo, cioè anzi sta spingendo proprio, guarda caso, verso la direzione opposta, no? E io penso alla mia famiglia, al mio lavoro, io, e per te ti arrangi tu. E questo è il Ci ha risultato. portato alla fine a un sistema completamente sbagliato e alla situazione in cui ci troviamo a livello mondiale, cioè un grande caos. Marco, Quindi siamo giunti alla fine di questa bellissima trasmissione. A noi è piaciuta molto l'intervista con te e ci auguriamo lo stesso anche agli amici ascoltatori. Grazie di nuovo, Marco Marsili, ricordiamo ricercatore, autore del libro I viandanti delle stelle. Poi ci dirai anche dove si può trovare questo libro, eh? Correte a richiederlo comunque presso il sito www.iviandantidellestelle.it. l'hai detto tu adesso. Esatto, l'ho detto io. Vi faccio la domanda e mi rispondo da solo. Beh, anche questa è una qualità, è un pregio, dai. No, perché non te lo ricordavi, perché forse ti avevano contattato un attimo, non te ne eri Sì, accorto. mi avevano distratto i fratelli, via. Esatto. E come sempre poi ci potete scrivere alla nostra mail qui pianetaterranews@gmail.com, riascoltare la puntata sul nostro canale YouTube qui Pianeta Terra e sulla nostra pagina Facebook. Quindi Mauro, alla prossima. Alla prossima puntata e un grande saluto a Marco Marsili. Su Radio Up. Ragazzi, vi ringrazio. Vorrei dire un'ultima cosa, se mi Certo, permettete. certo. Questi, questi fratelli dello spazio, questi signori meravigliosi, per quanto riguarda la mia piccola esperienza, mi hanno chiaramente detto e ripetuto che c'è un personaggio soprattutto su cui loro fanno affidamento per divulgare i loro messaggi, c'è un loro ambasciatore, un loro vero rappresentante su questa terra. Ce ne sono anche altri, ma noi che abitiamo in Italia e io direi nell'Occidente c'è un personaggio sopra tutti che è a loro detta, non a mio avviso, a loro detta, a detta degli extraterrestri, a detta degli esseri anche spirituali che stanno sopra agli extraterrestri, Sì.
Questo personaggio, che è il loro portavoce, si chiama Giorgio Bongiovanni. Lo devo fare, cioè, lo devo dire, Grazie raccontare per la averlo verità. detto, Marco. Diciamo quindi che c'è anche Invito. il sito, no, di Giorgio Bongiovanni dove... Ricordiamo l'indirizzo del sito www.giorgiobongiovanni.it, tutti possono consultare il sito di Giorgio Bongiovanni. Troveranno i messaggi di questi Assolutamente. fratelli che Assolutamente. ci Loro mandano. questo mi hanno segnalato più riprese negli anni, mi hanno detto sempre che Giorgio Bongiovanni è il loro messaggero, quindi volevo dirlo Hai chiaramente. fatto, hai Ecco. fatto benissimo e noi siamo d'accordo, ti Hai appoggiamo. fatto benissimo Marco, ti ringraziamo ancora, ora siamo realmente in chiusura di trasmissione, un grande abbraccio a Marco Marsili, speriamo di avere magari te in trasmissione e magari insieme anche a qualche altro ospite dei tuoi amici che hanno avuto con te determinate esperienze, Benissimo, certo. per cui poi ci riapproceremo in una prossima puntata e adesso a questo punto, Quindi cari abbiamo amici, detto, salutiamo e amo. vi salutiamo tutti, alla prossima puntata naturalmente su Radio Aut Marche, viva Radio Sardegna! E Radio Saius ed emittenti collegate, e questa volta vogliamo congedarci salutando i nostri amici radioascoltatori con il saluto dei nostri fratelli delle stelle che copiamo direttamente dal libro di Marco Marsili che ci è piaciuto tantissimo. Marco, dici se lo pronunciamo bene. Allora, Sulinat itnis oten, che significa pace su tutte le frontiere, giusto Marco? Sì, loro è dagli anni 60 che usano questo saluto. Pace su tutte le frontiere. Non potevamo chiudere in un modo È migliore. bellissimo. A risentirci. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie.